Sembra destinata a sfidare la dominazione del dollaro americano. Chiediamo la domanda: perché la Cina sente la necessità di farlo? I cinesi sono molto coraggiosi a farlo, perché i paesi che hanno tentato di uscire fuori dalla dominazione del dollaro americano hanno raggiunto traguardi terribili. Saddam Hussein, per esempio, voleva vendere il petrolio iracheno in euro. È stato ucciso. E Muammar Gheddafi voleva vendere il suo petrolio con il denaro d'oro africano, o anche lui ucciso. Capisco, ma qual è il problema che la Cina ed altri paesi hanno con il dollaro americano? Cina, la Russia e Turchia stanno cercando di sfuggire alla dominazione del dollaro americano. Stanno cercando di dollarizzare la loro economia. La didollarizzazione è il concetto che vediamo in tutto il mondo in questo momento. L'America è stata definita l'impero del debito. L'attuale debito statunitense si attesta a circa 22 trilioni di dollari americani. Gli Stati Uniti sono convinti che rischiano un chiaro e presente pericolo dai concorrenti e utilizzano il dollaro come un'arma per preservare la loro posizione economica e geopolitica globale. Mentre gli Stati Uniti rappresentano circa il 20% della produzione economica mondiale, oltre la metà di tutte le riserve valutarie globali e il commercio sono in dollari americani. Questo è il risultato dell'accordo di Bretton Woods del 1944, il cui effetto è stato rafforzato quando il legame tra il dollaro e l'oro si è concluso con lo shock Nixon del 1971, consentendo all'America di controllare l'offerta della propria valuta. In altre parole, gli Stati Uniti potevano stampare quanto più dollari necessari per diventare quello che è oggi l'impero del debito. Potrebbe spiegarci in modo chiaro come siamo raggiunti a questo punto? Qual è quindi il ruolo chiave del dollaro americano? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, era chiaro che il mondo aveva bisogno di un nuovo sistema finanziario. Il gold standard era considerato troppo rigido, ma allo stesso tempo gli economisti erano preoccupati che i paesi avrebbero svalutato la loro valuta per incrementare le esportazioni. Per questo motivo, 44 paesi hanno inviato delegati a una conferenza tenutasi a Bretton Woods, New Hampshire, Stati Uniti, il 1 luglio 1944. Poiché gli Stati Uniti detenevano 2/3 delle riserve auree mondiali, ovviamente gli Stati Uniti erano il giocatore più influente e alla fine tutte le valute erano collegate al dollaro e il dollaro era legato all'oro. Vuol dire questo che tutte le valute acquisivano fiducia dal fatto che il dollaro era garantito dalle riserve auree americane? Esatto. Nazioni potevano redimere i dollari in loro possesso in oro dall'America. Una preoccupazione è sorta: se un paese attraverso un periodo di crisi economica
come può uscirne senza svalutare la sua valuta? Per affrontare questo problema sono state create due istituzioni. Una è il Fondo Monetario Internazionale, o International Monetary Fund, che avrebbe dovuto prestare denaro a paesi in difficoltà e che non possono attirare finanziamenti da altre fonti. La seconda istituzione era la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, che è ora la Banca Mondiale, o the World Bank, e avrebbe dovuto aiutare i paesi sviluppati. Sfortunatamente, come sembrava sulla carta, il sistema di Bretton Woods non sopravvisse, perché gli Stati Uniti continuavano a tenere i deficit per finanziare vari progetti, e quindi l'ammontare di dollari in esistenza continuò a crescere, mentre le riserve auree degli Stati Uniti continuavano a ridursi. Più paesi chiedevano oro in cambio dei loro dollari, ed il 15 agosto 1971 il presidente Nixon mise fine a questo, annunciando che i dollari non sarebbero più convertibili in oro, ponendo così fine al sistema di Bretton Woods. Ci può descrivere qual è quindi il vero potere del dollaro nei nostri giorni? Il vero potere del dollaro è il suo rapporto con i programmi di sanzioni, legislazioni degli Stati Uniti, come la legge sui poteri economici di emergenza internazionale, il cosiddetto Trading with the Enemy Act e il Patriot Act, permettono a Washington di armare i flussi di pagamento. La proposta di fendere le elezioni dalle minacce, stabilendo il Red Line Act, e la difendere la sicurezza americana con il Kremlin Aggression Act, estenderebbe la potenza di questa armeria americana. Se combinato con l'accesso ottenuto dai dati di Swift System, che è il sistema di messaggistica globale della Società per le Telecomunicazioni Interbanche Finanziaria, o l'Interbank Financial Telecommunications, gli Stati Uniti esercitano un controllo senza precedenti sull'attività economica globale. Le sanzioni riguardano persone, entità, organizzazioni, un regime o un intero paese. Le sanzioni secondarie servono a limitare le società straniere, le istituzioni finanziarie e gli individui dal fare affari con entità sanzionate. Qualsiasi pagamento in dollari che passa attraverso una banca degli Stati Uniti o il sistema di pagamenti americano fornisce la connessione necessaria per gli Stati Uniti per perseguire l'autore del reato o agire contro le sue risorse americane. Un esempio è il Chief Financial Officer della compagnia cinese Huawei, che è stato arrestato in Canada su richiesta degli Stati Uniti per avere violato le sanzioni americane inflitte all'Iran. Non sorprende quindi che la Cina vuole l'autonomia, la Russia vuole l'autonomia, la Turchia vuole l'autonomia e l'Iran vuole anche l'autonomia, perché non vogliono più essere governati dal dollaro americano. Questi paesi e altri vogliono che i contratti futuri per il petrolio siano trasformati in oro o in valuta mutua paese a paese, il che significa che possono bypassare l'egemonia del dollaro USA di Bretton Woods. Certamente gli Stati Uniti resisteranno a perdere il potere goduto dal dollaro americano dalla fine della
Seconda guerra mondiale. Senza dubbio, gli Stati Uniti sono l'unica superpotenza al mondo. L'America combatterà. Potrebbe scoppiare una guerra tra Giappone e Cina, o una guerra con la Corea del Nord, o una invasione dell'Iran. Una cosa è certa, l'America farà di tutto per mantenere il dollaro americano come valuta di riserva. Non si fermeranno davanti a nulla, perché questa è la base dell'impero del debito americano. Un impero che non è basato sulla conquista di territori o di beni materiali, si basa sul prestito di dollari, che è attività dai quali ottengono quel reddito economico e geopolitico. E quando paesi non possono pagare o si ribellano, lo smantellano. Cosa sta succedendo in Venezuela al momento? Cosa succederebbe se il dollaro americano crollasse? Un crollo improvviso del dollaro creerebbe disordini economici globali. Gli investitori si precipiterebbero in altre valute come l'euro o metalli preziosi come l'oro, oppure materie prime. La domanda di titoli di Stato e obbligazioni statunitense crollerebbe e i tassi di interesse aumenterebbero. I prezzi delle importazioni americane salirebbero alle stelle, causando inflazione, mentre i prezzi di esportazione dagli Stati Uniti sarebbero più economiche, dando all'economia un breve impulso. Ma nel lungo raggio l'inflazione e i tassi di interesse e la volatilità strangolerebbero la possibile crescita. La disoccupazione peggiorerebbe e l'invio degli Stati Uniti in recessione o, ancor peggio, una depressione. Ci sarà quindi un nuovo inizio per l'economia mondiale? Al momento tutte le nazioni si stanno misurando a vicenda. Le alleanze vengono testate, nuove armi si stanno sviluppando e sembra che le nazioni potenti stiano flirtando con la terza guerra mondiale. Quindi le cose andranno molto peggio prima di poter vedere dove stanno andando tutti. In conclusione, gli Stati Uniti sono un enorme centro commerciale che fa guerre per prendere risorse altrui, controlla i media a livello globale e ha pubblici soggiorni in tutto il mondo. Ma oggi le cose stanno cambiando, mentre la Cina, la Russia, la Turchia e l'Iran si sono mosse verso la spunta America. Le cose non vanno bene per il dollaro americano.